Voilà, eccoci qua. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Benvenuti a tutti nella della live. E vai di Le Zeppole. Bravo Antonio, i Le Zeppelin sono uno dei miei gruppi preferiti. Buonasera Enzo, benvenuto nella live. Buonasera anche Antonio, l'abbiamo già salutato prima. E niente ragazzi, andiamo avanti con la build infinita, il Tyro 99. Ma che 99 sta per il numero di build che dobbiamo impiegare, per il numero di live che dobbiamo impiegarci a fare questo drone? Dovremmo fare 99 live. Siete arrivati tutti, molto bene, siete arrivati presto. Ciao Francesco, benvenuto nella live. Ciao Michele, anche a te, e anche a te benvenuto nella live. E ciao Mr. Pid, e anche Mr. Pid benvenuto nella live. Benvenuti a tutti ragazzi, mi fa piacere che siete già qui a inizio live. Dicevo, Tyro 99, speriamo però che non ci vogliono 99 puntate per fare la build. 9 ce le siamo fatte, ce ne mancano 90, va bene. Speriamo di fare altro, perché alla fine uno ci si annoia. Allora ragazzi, come abbiamo visto dal finale di ieri sera, abbiamo saldato tutti i cavi. Abbiamo messo il termo, sebbene sia un termo trasparente, c'è, qui si può vedere un po' l'inizio e qui la fine. Sembra che non ci sia, ma fidiamoci che c'è. Speriamo che non si sia rotto, non si capisce. Non l'ho usato mai questo termo e l'ho messo qui. Allora ragazzi, visto che siete già in tanti, vi dico che facciamo prima una prova, saldiamo i motori così velocemente e vediamo se vanno. Oppure così ci fidiamo del nostro operato e andiamo direttamente a montarceli senza nessun dubbio. Ma io direi che ciao Edoardo, buonasera e benvenuto nella live. Dicevo ragazzi, io visto che comunque lo stagno sembra che abbia appiccicato bene, anche Simone è arrivato. Ciao Simone, buonasera e benvenuto nella live. Visto che lo stagno sembra che abbia appiccicato bene, io direi che andiamo direttamente. Mr. Pid dice prova. Ma sì dai, una prova veloce, poi dissaliamo tutto. Possiamo anche farla una prova veloce, sai, non si sa mai. Va bene. Buona la prima, dai, proviamo. Proviamo, facciamo una saldatura veloce. Allora, ricordiamoci come dobbiamo mettere i motori. Com'era la... Quello nero, erano 2-2. Adesso non ricordo se il nero dovesse stare a destra o a sinistra. Non lo so, magari per fare... Allora, quindi devo mettere il props out, quindi girerà in questo modo. E quindi sì... Neri 2 e 3, il nero è 1 e 4, l'argentato. Dai, comunque proviamo a saldarli così velocemente. Magari facciamo anche che accendo il saldatore, così si riesce a saldare. Queste devono essere le famose saldature a freddo, quelle col saldatore spento. Allora, intanto prendo la taglierina. Prendo la taglierina e do un po' di cavo a questi che sono proprio senza niente. Cioè non senza niente, senza... Siamo capiti. Ciao Mauro, buonasera e benvenuto nella live. Non ti ho salutato perché l'icona
sembrava uguale a quella di... invece no, era Francesco, mi sono confuso. Comunque, Francesco si chiamava Nicola simile. E niente, Mauro, buonasera e benvenuto nella live. Buonasera, buonasera. Fa piacere che oggi siete tutti arrivati subito. Siete curiosi di sapere questo Tyro come volerà? Volerà bene? Vediamo. Stagno TBS, non ci facciamo mancare niente. Abbiamo pure lo stagno di marca. Allora, un po' una prestagnata qui a questi cavi che ho appena spellato. Ok, vieni qua. Su, si vede un po' sotto la chat, vabbè. Questo c'è, poi ce n'era un altro, questo. Vabbè, dai, per una saldatura veloce facciamo le cose veloci. Allora, sarebbe da... non so anche se provarli su Betaflight Configurator, però non lo so. Ups, un po' tirato, ma vabbè. Diciamo che si dovrebbe capire se si muovono, non lo so. Ah, io sinceramente avrei fatto direttamente la saldatura buona, però va bene. Ascolto quello che mi dite voi. Sto punto mi sa che brutte sorprese già ne abbiamo avuto parecchie, non credo che dovremmo averne altre. Ok, questo. Questo. Questo, messo un po' così. Questo anche lui un po' così. Qui aggiungo un po' di stagno. Ho perso qualcosa. Ok, tu già spollicciate. Spollicciate a più non posso, ragazzi, che facciamo che a come fanno i professionisti a 200 mi piace, ci sarà che sa chissà che cosa. Questo un po', ragazzi, ieri pizza, oggi pizza riscaldata, ma la mano non me la sono bruciata, sono stato attento, sono riscaldata la pizza nel forno a pranzo, ma è andato tutto bene. Ok, io ho preso la margherita alla fine. Ho preso una semplice margherita alla fine. Quindi niente. Quindi niente. Una margherita che poi... una margherita da 6 euro. Mi immagino come se avessi preso una pizza. Qui la margherita a Pula l'ho pagata a 6 euro la margherita. Ah, mio figlio che è piccolino gli piace la marinara perché con l'aglio dice che è la pizza pizzicante. Non so, forse l'aglio lo interpreta come qualcosa che gli fa pizzicare il palato, non lo so. Ciao Stefano, buonasera e benvenuto nella live. Margherita 6 euro e marinara 5 euro. Solo di pizze. Ditemi voi. Allora, quindi
Quindi adesso facciamo così, diamo corrente e vediamo se si muovono. Allora, questi due sono abbastanza sicuro che si sono mossi. Questi sono rimasti un po' fermi. Vediamo questo cosa dice. Ridò corrente. Sì. Si muove anche lui. Vediamo questo. Questo insomma. Questo mi sembra che non sta dando molti, molti segni di vita. Allora facciamo così, collego il flight controller, a questo punto mi sposto il saldatore. Marinara, piacciuga e salamino. A me piace la marinara con le melanzane, non so. Acciughe e salamino, comunque, sembra una buona combinazione lo stesso. Allora, quindi dicevo, colleghiamo il flight controller e vediamo se riusciamo a pilotare il motore numero. Questo qual è? Questo è il 3. Il motore numero 3 dalla suite. Così. Facciamo un po' una prova veloce. Okay. Gli altri tre ho visto che danno l'impulso. Questo è un po'. Rimasto un po' fermo. Eppur si muovono, come direbbe il buon Galilei. Se avesse avuto un drone avrebbe fatto molto di più. 3, quindi vediamo di collegare questo. Ok. Allora, ci siamo. Non lo so ancora Stefano se sia KO. Vediamo, scopriamolo adesso con il Betaflight Configurator. Gli do un po' di gas e vediamo cosa c'è che non va. Se non va, non è detto, delle volte può darsi che sembri che non dia l'impulso, quindi connetti. Motori, devo scegliere prima devo andare su motori, devo scegliere D-Shot 300, ok, allora diamo corrente, questo proprio lo vedo fermo, vediamo se, allora attiva il controllo motore, sono cosciente dei rischi e vediamo il 3, sì, gira, ok. Fatto spaventare, ma ha preso un colpo. Ho perso la finestra di OBS. Dove siete? Allora, qui lo faccio rivedere. Il 3 gira anche lui. Dov'è? Aspettate, ho perso il controllo motore. 3. Ok, adesso mi provo per scrupolo. Proviamo anche gli altri. Questo chi è? Il 4. 4 è saldato malissimo. Il 4, spero che non. Se ne vada il filo da qualche parte. 4 c'è, proprio saldato male. Tanto è la prova, ragazzi. Questo è il 2. 2. No, era l'1, scusate. Ho sbagliato, era l'1. Cioè, si sente proprio dalle mani, si sente la potenza del motore Ishin. Quindi chiudiamo col 2. E il 2 è questo, sì. E il 2 c'è. Bene, ne stacco tutto subito. Qui e qui. Ci siamo. Allora, tanti commenti. Vediamo se mi sono perso qualcosa. Eppure si muovono. Spintissima. Motore 3K o no. Abbiamo verificato che va bene. E più avrebbe dato. Ok, ci siamo, ragazzi. Adesso non rimane che attaccare il flight controller e staccarlo dalla scheda. Quindi, ragazzi, il drone va. C'eravamo sbagliati su questo collegamento dei motori, ma abbiamo recuperato. Quindi, di saldo,
fisso i motori al frame e poi taglio i fili a misura. Andiamo avanti, quindi disaldiamo tutto. Off. Ragazzi, una cosa strana, ho spostato per sbaglio il saldatore acceso, però come l'ho preso c'era scritto off. Anche questo potrebbe essere che si spegne se rimane acceso per un po'. Infatti, sembrava un po' fredda la punta. Bisogna starci attenti, però vabbè, io stacco sempre, lo collego alla ciabatta e quando finisco stacco sempre la ciabatta per evitare brutte sorprese. Questo l'ho saldato malissimo, va bene. Ok. Allora, va bene. Spegniamo, ricordiamo sempre di spegnere il saldatore. Allora, andiamo con le viti e fissiamo i motori al nostro bellissimo frame. Il mio bellissimo frame invece è stato spedito, è arrivato in Italia e dovrà arrivarmi, spero a breve, a Milano, spero senza dogana perché ho sentito che Armatan Production non solo si fa pagare 25 euro di spese di spedizione, ma probabilmente ti fa arrivare anche la dogana, cosa che non è che mi entusiasmi più di tanto. Allora, stavo usando queste qui, però comunque vediamo quando arriva e vediamo se ci sarà da fare qualche piccola modifica. Sono molto curioso e molto, molto contento. Poi, come avete notato, di mattina sto facendo dei video veloci, degli short su YouTube. Ho iniziato ieri, e ne ho postato uno oggi, dei video molto veloci su delle cose semplici. Però è interessante per fare qualcosa che si può spiegare in due parole senza bisogno di fare un video completo. E poi il fine settimana i tutorial classici, se ci riesco, video di volo. Allora, questo me lo sposto perché non lo voglio vedere. Niente, ho un altro tutorial su Express LRS, mi spendo molto su Express LRS perché è un sistema che mi piace, però penso che dopo questo video non ne dovrò più fare altri. Ne ho fatto a iosa video su Express LRS. Chiudiamo questo il cerchio. L'ultimo video che pubblicherò, almeno per adesso, non ho altri in programma. No, questo cosa sto facendo? È su come fare il bimbo. Molto semplice perché alla fine, dopo aver fatto tutti i video di aggiornamento, non è che c'è molto da dire. Allora, dico la verità, Mauro, non li ho nemmeno cercati. Ho dato uno sguardo veloce e poi c'è stato il problema. Sembrava che il drone non funzionasse, c'è stato un attimino di panico perché comunque c'era il dubbio che dovessimo andare avanti o smettere, quindi avevo dato uno sguardo veloce e poi non ho più controllato, per dire la verità. Non so se li farò, boh, sono un po' scettico. Comunque, dopo do uno sguardo su Thingiverse. Allora, sì, Antonio, lo farò a fine live, cioè a fine quando finirò questa farò in un'altra live, metterò EgetX sulla X-Lite. Mi sembra
sembra giusto farlo, visto che suggerisco sempre di mettere GTX, ma io non lo uso. Quindi, cioè, non lo uso sulla X-Lite. Ciao Tony, buonasera. Non c'è bisogno di scrivere tutto maiuscolo per farti notare da me. Ti noto lo stesso. Allora, sì. Quindi i motori girano bene. Si accapota. Decollare si accapota verso sinistra. Allora, su questo problema. Tony, oh, tranquillo, tranquillo. Su questo problema, Tony, ho fatto un video che ti linko subito in descrizione. Però ti do anche, ti linko qui sulla chat. Però ti do anche due dritte su come intervenire. Allora, drone ribalta. Questo video lo linko sempre. Però ti do un riassunto di quello che ti dovrei aspettare. Copia link, incolla link. L'ho incollato? Il messaggio non può essere inviato. Copia URL video, incolla, invia. Ok, allora Tony, in questo video. In questo video ti faccio un po' il riassunto di quello che ti dirò adesso. Praticamente le cause che fanno ribaltare un drone fondamentalmente sono quattro. Ordine dei motori sbagliato, i motori devono avere un ordine preciso. Ce l'abbiamo, quindi lavoriamo su questo. Allora, prima di tutto, le schede non sono. Allora, partiamo da questo, poi nel video non so in quale ordine sono messi, però allora. Comunque, i motivi sono quattro. Prima di tutto, le schede non sono allineate bene. Quando tu sei su Beta Flight, quando tu sei beta, su Beta Flight, nella pagina Setup devi verificare che se mandi avanti il modello vada in avanti, se mandi indietro il modello vada indietro. Destra e sinistra devono corrispondere a destra e sinistra. Questo significa che come tu muovi il modello, a schermo il modello si deve muovere. Logicamente devi tenere il drone che punta in avanti. Questo per farci capire che punta in avanti è così, ovvero la videocamera FPV deve essere davanti e l'antenna dietro. Quindi con drone che punta in avanti ci deve essere corrispondenza di movimenti su quello che vedi a schermo su Beta Flight. Se tu vai a destra e lui gira a sinistra, allora si ribalta per quello, quindi devi riallineare le schede. Nella descrizione del video che ti ho linkato ti spiego come allineare le schede. Poi, questo è uno. Poi devi controllare l'ordine dei motori. I motori devono ri essere rigorosamente in quest'ordine: 1 col drone sempre che punta in avanti, 1, 2, 3 e 4. Se tu hai un altro ordine, allora si ribalta per quello. Ciao Emma, buonasera e benvenuto nella live. Il 4 dietro, no, il 4 deve essere qui. In basso a destra è il numero 1, in alto a destra è il numero 2, in basso a sinistra è il numero 3 e in alto a sinistra è il numero 4. Se non c'hai quest'ordine, il problema è quello, devi riintervenire nel numero Quadcopter X. Poi un'altra causa che può far ribaltare il motore. Sì, certo, si possono per risistemare i motori ci sono tante strategie. Puoi rimappare, riassegnarli, intervenire sui cavi, vedi tu. Comunque nel video che ti ho linkato ci sono tutte le strategie per rimettere a posto questi quattro casi. Un altro caso può essere che i motori non girino nel verso giusto, quindi i motori devono girare con la configurazione predefinita, il numero 1 deve girare in senso orario, il numero 2 in senso antiorario, il numero 3 in senso
antiorario, anche un orario, due antiorario, tre antiorario e quattro orario. Ok, quindi devi verificare il verso di rotazione dei motori, deve essere questo, a meno che non metti props out, quindi devono girare al contrario di come ti ho detto, ma nel configuratore devi dire motor direction in reversed, però per un utente base la direzione normale va più che bene. Quindi ripeto, 1 orario, 2 antiorario, 3 antiorario, 4 orario. Infine devi, ce l'ho, devi un attimo, prendo l'elica. Infine devi vedere anche le eliche, questa è un po' banale, ma non tutti lo sanno. Comunque le eliche sono diverse, non tutte le eliche sono uguali, ma anche le eliche hanno un verso di rotazione. Quindi devi stare attento di mettere l'elica che le due eliche con verso orario le devi mettere sul motore orario, e le due eliche con verso antiorario le devi mettere sul motore antiorario. Te ne accorgi perché le eliche sono diverse. Fammele vedere, RL, ok, RL. Te ne accorgi perché la pala, vedi una pala, questa qui ha la pala che punta verso l'alto, da verso sinistra, verso destra, scusami, e questa qui ha la pala che punta verso l'alto, verso sinistra. Le due eliche non sono uguali, quindi devi mettere l'elica, oltre a verificare che il motore giri dalla parte giusta, devi assegnare l'elica giusta al motore giusto. E anche questa questione delle eliche è spiegata bene sul video. Questo è il riassunto, il taglio verso il giro. Sì, la parte alta deve essere verso dove gira. Se non sono questi quattro problemi, potrebbe essere un problema di configurazione del flight controller. Vedi di fare un reset comunque, e provare con la configurazione predefinita di default, e dovrebbe andare bene. Qualche altro raro caso potrebbe essere che magari c'è qualcosa di guasto, però diciamo che verificando queste prime quattro cose si dovrebbe andare a posto. Ok, mi sono perso altri commenti. Avete parlato un sacco, sistema di Betaflight, riassegnandoli. Ok, ho visto un commento di Stefano, se puoi prendere altro meglio libro, ultimamente non è proprio quello che definisce con le stand in temi di affidabilità. Sono perso riguardo a che cosa. Ah, scusami Edoardo, che ne pensate dello stacco libro Kakute H7? Stavo pensando di prenderlo per un 5, ma 200 sono tantini. Edoardo, ne abbiamo già parlato in un'altra live, se non ricordo male. Secondo me H7... Non ti dà niente in più di quello che ti dà un F7, quindi secondo me sono soldi spesi inutilmente quelli che aggiungi per passare da un F7 a un H7. Non ti dà niente in più, quindi io anzi ho sentito che gli H7 non sono proprio il massimo della funzionalità, quindi io per stare sicuro andrei su un F7, che si è dimostrato un processore che al momento non ha nessun collo di bottiglia su Betaflight. Quindi io oggi prenderei un processore F7. Sulla cassetta ne starei un po' alla larga, sia per questioni di prezzo che per questioni di problemi che potrebbe dare. Non ho investigato bene, ma qualcuno se ne è lamentato, quindi Edoardo, meglio un F7 secondo me. Io mi sento di consigliarti quello. Ciao Rob, sei entrato a gamba tesa, cartellino giallo. Mi son perso il commento, credo di averti salutato. Se non ti ho salutato Rob, ti saluto adesso. Buonasera e benvenuto nella live.
Poi niente, Tony, adesso continuiamo qui. Tu guardati tranquillamente quel tutorial. Se dovessi continuare ad avere problemi dopo aver visto quel tutorial là, non so, prova a lasciarmi un commento nei commenti del video o ritorna qua e dici com'è andata. Però adesso andiamo avanti col nostro bel Tyro. Ok, mi è stato Mirko. Io stesso ho preso un flight controller F722 per la build X8. Quindi Stefano, dici che marca su che marca ti sei affidato per l'X8, che è un bel lavoretto, e dici un po' che componentistica hai scelto per questo drone, soprattutto per quanto riguarda lo stack. F7 è un po' vago, non rimanere nel vago, vogliamo fuori i nomi. Ok, io intanto ho verificato che è tutto a posto, continua a mettere i dadi. Fuori i nomi. Nomi di stack. Mi è stato chiesto se per una prossima build facevo un bel cinelifter. Ho risposto che purtroppo per questioni economiche mi viene un po' in salita, perché non dovrei comprare tutto, e quindi niente. Però un cinelifter, figurati Tony, ripeto, inizia a vederti il video che ti ho linkato, dovrebbe risolverti al 90% il problema. Quindi allora, cosa dovrebbe cambiare da F ad H? La potenza di calcolo del processore. I processori H dovrebbero avere una potenza di calcolo superiore, però non è solo una questione di potenza di calcolo. Alla fine bisogna vedere anche quanto il codice di Betaflight è ottimizzato per quel determinato. Per quel determinato processore, cosa che mi è sembrato di capire che non sia tanto al momento Betaflight ottimizzata. Però mi sembra che si parlassero anche di altri problemi di varia natura. Cioè, allora, T-Motor F7 Pro Full Function ESC OBV2 65A X2. Ok, bella mercanzia, bella componentistica, mercanzia, che c'entra? Bella componentistica. Io di T-Motor non ho tanto, ho un flight controller fermo. In un impulso ho preso un'altra Ziz, non so perché mi servisse. Sì, OB-Wing, sì, immaginavo. Io ho comprato gli OB-Wing, lo stack OB-Wing 20x20 per la build Racing HD0, che poi ho smontato. Anche quella dovrà fare un salto qui sul canale, perché dovevo cambiare i motori a quella build, perché i motori che avevo utilizzato originariamente su quella build li volevo passare ad altro. Quindi dovrò fare un cambio motori su quella build là. E niente, ok, i motori di questa build qua sono stati messi. Adesso vediamo di stringerli un pochettino meglio. Ok. 1. Siamo quasi. 3. Comunque ragazzi, non c'entra niente, però io la Margherita la sto riscoprendo. Ho fatto tanti anni prendendo sempre pizze una diversa dall'altra, di tutti i gusti, di più e di più. Però ultimamente sto riscoprendo la Margherita. Non, sono un po' stufato di questi ingredienti sulla pizza. Quindi
quindi ultimamente sto prendendo sempre pizza margherita, diciamo. Quindi niente, piccola parentesi. Mi rileggo i commenti. Ok, conta il campionamento. Tony, non capisco a cosa ti riferisci per il campionamento. Penso che siano cose impercettibili. Obi-Wing. I T-Moto sono icon alla fine. Qualcuno potrebbe servire un caricatore per l'IPO? Non so, ragazzi, se vi serve, se a qualcuno serve un caricatore per l'IPO, mettetevi d'accordo con Rob. Rob ne ha uno da vendere. Solo stack, la build sta sui 2000. Se servono, questi droni così, un X8, per forza che i costi lievitano, è a un uso particolare. Io direi che un X8 è un po' un drone, secondo me, che si sta assemblando per un uso professionale. Nessuno si fa un X8 per andare al bando il fine settimana oppure per fare delle riprese da postare su Instagram. Diciamo che un X8 è un drone che viene assemblato per un determinato uso, quindi ci può stare che la build costi quel tanto. E che comunque ci sia un attimino un pochettino più di occhio nella scelta dei componenti. Ok. Quindi a posto. Di certo che se uno ci deve lavorare. Eh beh sì, un X8, ma io direi qualsiasi X8 che viene fatto per lavoro, ripeto, non è che ti fai un X8 per andare a farti due riprese da mettere nei social, voglio dire. Basta per chi deve farsi un video, anche per chi fa video per i canali, eccetera, eccetera. Un 7 pollici va più che bene se devi fare video in montagna. Un X8 lo fai per tirare su un peso considerevole, un peso consistente. Ok, adesso nastro. Un X8 freestyle nel bando. Lì al primo crash sono pianti in turco. Sono. Insomma, per i prezzi dei frame è un po' un mondo a me sconosciuto, non sono molto informato sui prezzi degli X8, come tutte le cose, però frame da 250 e frame da 1250, come tutte le cose bisogna vedere, conoscere, vedere come scegliere. Allora ragazzi, perso il commento di Mauro. Anche io devo buildare un 8 pollici a 8S con esche da 80A e telaio fatto su misura dead cat. Mauro, un bel progettino, complimenti. Buonasera Revolt, buonasera e benvenuto nella live. Un bel progettino qui, che c'è questa cosa tutto sporco. Ma forse quando c'è davvero puoi fartelo fare su misura. Sì, ma dipende, Stefano. Io ci sto un po' sbattendo con i frame fatti su misura. Diciamo che non è una cosa semplice farsi fare i frame, proprio dico a livello taglio di carbonio. Sicuramente andare su qualcosa di già pronto potrebbe essere, è sicuramente più semplice. Allora, Mauro, non so se stai chiedendo a me per questa build qua o a Stefano. Nel caso stessi chiedendo a me, questa build sarà fatta in analogico. Se stai chiedendo a Stefano come sta assemblando l'X8, ti risponderà lui se vorrà.
Ciao Giro, buonasera e benvenuto nella live. Poi andiamo, vediamo di mettere il nastro a questo bellissimo drone. Così chiudiamo. Voilà. Forbici. Zac. Zac. Ok. X8, beh sì, diciamo che un X8 analogico non avrebbe senso, almeno credo, non so, poi magari potrebbe avere senso, non lo so, però diciamo che un X8 sicuramente Mate che second esc singoli da tanto a walk snail. Mauro, però non capisco se stai chiedendo per questa build qua o cosa. Mi sono un attimino perso con con i commenti. Allora, andiamo avanti. Visto che Second Esso Revolt, vi dico che non stiamo volando tanto e quindi mi piacerebbe volare un pochettino di più. Oggi però siamo a inizio settimana, quindi vabbè, però con Revolt ci faremo un voletto, spero questo fine settimana. Vediamo se siamo tutti sanati, come si dice dalle nostre parti, perché anche qualcuno dei nostri di salute non c'è tanto. Anche io. Vediamo se si riesce a fare anche qualcosa di infrasettimanale. Magari di mattina, un po' difficile. Di mattina, di pomeriggio io. Non so, adesso con le live mi viene un po' più in salita, però. Allora, sì, speriamo che ci sia un po' di bel tempo per il fine settimana, certo. Allora, Matte che facendo singoli Walksdale. Ah, la build che stavi facendo, sì. Ok, un ombrello se piove. Un ombrello al quad bisognerebbe mettere, non tanto per noi. Noi già ci ripariamo. Una volta siamo andati al bando non è che. Una volta al bando siamo andati e ci siamo riparati. Stavo vigilando leggermente. Allora, scusate, mi sono un attimino fermato, ho letto il commento di Giro. Allora, esc senza spendere troppo, puoi valutare gli esc Sky Stars o gli esc Speedy B. Do un attimino un'occhiata. Allora, vediamo. C'è questo Hobby che è un sito che sta andando un pochettino forte in questo periodo. Vediamo cosa ci dice, se ha qualcosa Sky Stars, nada Sky Stars, allora Speedy B, qualcosina Speedy B c'è. Ti dicevo, Giro, secondo me nella fascia economica devi valutare la componentistica Speedy B
oppure quella Sky Stars. Vediamo cosa trovo sugli ESC. Quindi non costano tantissimo e non ho sentito particolari lamentele su questo brand. Allora, fai vedere se trovo qualcosa su AliExpress. Quindi quindi allora, c'è questo Sky Stars BLLS, ma adesso è in dollari, però non so, copia link, adesso in dollari mi segna 48 dollari, dovrebbe essere un po' meno in euro, quindi vediamo se mi mette l'euro, non so perché sia in dollari, non me lo fa mettere, va bene. Comunque puoi valutare questo Sky Stars da 55 ampere BLLS. Parlo di fascia economica che comunque va. Beh, gli Sky Stars non sono il top, però non ho sentito mai particolari lamentele sugli ESC, a differenza di altri. E poi ci sono gli Speedy B. Gli Speedy B. Ok, dove sono? ESC, diciamo che è sicuramente meglio di roba economica tipo GEMCU o HKRK. Diciamo che GEMCU e questi HKRK sono un po' una fascia bassa. Speedy B e Sky Stars sono un po' una fascia media, diciamo. E poi gli ESC sono qua, 49,10, siamo sullo stesso prezzo praticamente, copia. Quindi vedi tu, questi due link che ti ho mandato sono due scelte tra virgolette economiche, ma non troppo pessime, cioè una fascia media. Sicuramente giro puoi spendere di più, magari comprando degli ESC o Bwin, oppure Olibro, ESC di marche un po' più conosciute, Team Otor sicuramente, però i prezzi lievitano. Se vuoi stare su un costo contenuto ma con componentistiche che non danno problemi, puoi rivolgerti a questi due link che ti ho mandato in chat. Ciao Jim, buonasera e benvenuto nella live. Allora, qui stiamo arrotolando cavi. Arrotolando cavi, arrotoliamo. Opla. Abbiamo fatto il terzo, questo che è l'ESC. Ha deciso di andarsene, va bene, ciao. Taglio fuori camera, scusate. Ople, vieni qua. Ah, tra parentesi, visto che ho risolto un mezzo problema, come vedete la luce bianca non mi spare, visto che Antonio mi ha suggerito tante cose. Alla fine più o meno ho risolto abbassando l'esposizione della videocamera che mi riprende. Quindi quella luce bianca che avevo qui un po' l'ho risolta abbassando l'esposizione. A chi potesse interessare. Non lo so. Quindi se avete problemi con le videocamere, valutate anche l'esposizione. Io non sono un esperto di fotografia, quindi sono arrivato più o meno a caso. Qui
ci vado a cacciare dello stagno. Sempre meglio evitare che ci sia stagno. Pezzettini di stagno, cercate di, se li trovate, eliminateli perché magari vi possono mandare in corto un po' l'attrezzatura se vi si infilano chissà dove, in mezzo a tutta la componentistica, magari non li vedete. Quindi appena vedete che c'è qualcosettina, prendetela e buttateli via subito. Ok, andiamo con l'ultimo cavo. Questo drone è stato ribuildato. Ci ha fatto dannare, ma alla fine forse abbiamo vinto noi. Collego, non riaccende. Ok. Sì, giro. Lo stack SpeedyB monta proprio quell'ESC. L'F4 monta il BLLS, che è quello che ti ho linkato. Sì, prova a darci un'occhiata. Comunque, anch'io voglio provare la componentistica SkyStars. So, Stefano sicuramente è più navigato di me. Stefano, dammi un feedback su SkyStars a livello di ESC e flight controller. Li hai mai provati questi da 55A 4 in 1, 45A 55A? Comunque hanno dei prezzi un po' invitanti. Non sembrano scarsissimi, quindi ne approfitto un po' della tua esperienza e competenza per farti un po' questa domanda, perché se hai buildato tanto, un po' un'idea te la sarei fatta. Quindi non so se ci vorrei dare un po' un feedback su appunto gli ESC SkyStars. Niente, daccelo. Fece ok, 52 bene, ma non benissimo. Allora rispondo a Tony. Sì, ho Instagram, ma obiettivamente è un social che uso veramente poco. Posto raramente, lo apro raramente. Diciamo che in tanti anche mi mandano dei messaggi su Instagram. E se c'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio su Instagram, già chiedo scusa se non ho risposto. Solitamente su Instagram non rispondo. Non per altro, perché rispondere sul telefono. Vedete che, ragazzi, adesso ve lo dico così: vedete che io quando rispondo a chiunque per delle domande, rispondo sempre, tra parentesi. Però ho il brutto vizietto di dilungarmi, faccio molti giri, quindi ci perdo un sacco di tempo quando do le risposte. Fare una risposta è migliore. È migliore la pizza, no? E quindi quando sono sul telefono, perché Instagram ce l'ho sul telefono, e devo fare una risposta articolata digitando qui, mi passa la voglia. Non prendetela male se su Instagram non vi rispondo, ma se devo fare risolvere un problema e devo metterci un sacco di tempo, mi devo diventare scemo scrivendo sulla tastiera lì, preferisco non farlo. Su Instagram non rispondo, anche perché comunque non posto tanto su Instagram, quindi rispondo sempre nei commenti YouTube. Se voi è anche il social dove sono più attivo, YouTube, e quindi nei commenti rispondo. Quindi, non so, se voi vedete un video su un determinato, faccio una recensione di una radio e avete un dubbio su quella radio, fate un commento sul video di quella radio e non su Instagram, magari chiedendomi, ma questa radio perché è così? Cioè, non ha nemmeno senso. Cioè, se commentate i post di Instagram. Detto questo, quindi sicuramente su YouTube e poi anche su Facebook. Ho un gruppo Facebook dove trovi anche tanti che stanno postando qui, che stanno commentando adesso. Quindi ti puoi iscrivere sul gruppo Facebook e puoi fare le tue domande o lì. Detto
mi trovi anche su Facebook, come a livello gruppo risoluzione di problemi. Quindi sono sul gruppo, ci sono tante persone, vabbè, c'è chi posta i video di volo, c'è chi posta i propri lavori, eccetera, eccetera, però sono tante persone che hanno dei problemi e fanno un post sul gruppo Facebook, che qui sono sul computer, vedete la mia bella tastiera, mi siedo, dico ciao, bla 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 bla, e scrivo. A scrivere con la tastiera mi piace, quindi sul gruppo Facebook rispondo: la miglior pizza qui a Napoli. Qui da noi ci accontentiamo di quella che abbiamo, e quindi niente, sicuramente la miglior pizza. Come dire di no che la miglior pizza sia a Napoli? È un po' difficile da contraddire, però poi alla fine ognuno si abitua un po' a quello che ha a casa, quindi alla fine gli piace anche la pizza di come se la fanno loro. Cioè, non è la pizza, non è malvagia, ma sicuramente ammetto che a Napoli la pizza la sapranno fare meglio. Ok, mi sono perso qualche altro commento. Allora, Stefano che parlava FC, ok, 55 Bieleli 32 bene ma non benissimo, ok, grazie per il feedback Stefano. Poi da oggi c'è differenza ESC Bieleli 32 Bieleli S, praticamente come vanno meglio dei KO. Non ho capito bene la domanda. Allora ti rispondo io per la differenza dei Bieleli S e Bieleli 32. Secondo me i Bieleli 32 ti danno maggior margine di configurazione. Su Bieleli S diciamo che l'unica cosa che puoi fare è attivare gli RPM filter e stop. Invece su Bieleli 32 puoi andare a toccare qualcosina di interessante, come ad esempio il PWM che quando ci ho un po' messo le mani ho visto che il mio drone ha migliorato la frequenza PWM, impostando i minimi e i massimi, secondo me un po' migliora. Però diciamo che se con anche BLLS alla fine si vola bene lo stesso. Ok, ragazzi, qui ci siamo. Abbiamo un po' divagato. Allora, qui vedo che c'è un po' di cosa sotto. Vorrei pulirlo prima di andare avanti con un po' di alcol e cotton fioc. Però sì, diciamo che il BLL32 quando è uscito, ha dato un buon passo in avanti, soprattutto perché il firmware, gli sviluppatori, diciamo, hanno lasciato lo sviluppo di BLLS per dedicarsi a BLL32. Quindi, quando è uscito BLL32, BLLS è rimasto un po' indietro, però visto che era un firmware open source e visto che tanti ci hanno messo le mani sopra, alla fine col tempo BLLS ha recuperato qualcosina rispetto a BLL32. Poi comunque la componentistica dei BLL32 a livello proprio hardware è superiore, quindi le possibilità di calcolo sono più alte, però diciamo che alla fine è tutto un insieme di cose, cioè dovete fare anche un buon tuning e soprattutto dovete essere voi bravi a volare. Diciamo che una volta che sapete volare bene, che siano ESC BLLS o BLL32 è una cosa un po' di fino, eh. Allora, questo è uguale da questa parte o da questa? È uguale, sì, quindi è un frame speculare.
Va bene, allora niente, senza farci troppi problemi lo metto di così. Metto anche due di questi per iniziare a fissarlo. Sì, Blue Jay ha ridotto il gap, già anche l'aveva fatto un po' J-Esque, Jazz Maverick prima, poi Blue Jay diciamo che si è imposto come lo standard su BLLS. Diciamo che J-Esque alla fine non ti devi un attimino strippare per acquistare le licenze, il configuratore, ma mi sembra anche che non ci siano tanti aggiornamenti, non abbiano rilasciato tanti aggiornamenti su J-Esque. Quindi è un po' decaduto come frame anche quello. E anche BLLM, che seppur vada bene, anche quello mi sembra che l'ultimo aggiornamento è di 2 anni fa. Quindi al momento il firmware più su BLLS, il firmware più recente con più sviluppo è BlueJay. BlueJay che è arrivato alla 0.18, se non sbaglio, che non ho ancora provato. Mi sembra comunque che la 0.18 non ho sentito particolari lamentele su quest'ultima versione di BlueJay, quindi dovrebbe essere una versione sicura. Se voi dalla chat state usando BlueJay con versione 0.18 e non avete problemi, fatemelo sapere, perché io sono ancora fermo alla 0.16, se non ricordo male. Intanto saldo, cioè no, intanto taglio i fili a misura, tu dopo. Allora, come siamo messi a cavi? Siamo messi bene. Allora, per quanto riguarda i cavi, abbiamo stabilito che dobbiamo passare dal lato, quindi nemmeno ci dobbiamo fare tante domande su come metterli, scusate. Quindi taglierò uno, facciamo un taglio classico, mettiamo così, no, così è bruttissimo, no, ma forse però potrebbe passare di lato, facciamo passare di lato qua il primo, scusate, facciamo passare di lato il primo e gli altri due vediamo di metterli così, vieni qua. Ok, quindi stavolta voglio andare prima con tutti i laterali. Faccio così questa volta, procedo in questo modo. Purtroppo la videocamera è spostata troppo in avanti. Vediamo se la muovo un po' verso di me senza fare troppi danni. Speriamo di non fare danni. La muoviamo, muoviamo, vieni, vieni. Avanza, avanza, non cadere. Ok, meglio così, così riesco a centrare meglio la scena, perché non gli do una testata. Ok, quindi andiamo col primo. Che ore sono? Sono le 7. Poi andiamo con questo. Allora, com'è qui questo esterno? E questo esterno sarà questo. Ok, ci sono. Sì, Antonio, ormai abbiamo già. Abbiamo già stabilito come mettere i cavetti. Quindi ci abbiamo già ragionato sulle altre live. E questo l'abbiamo stabilito. Mettiamolo semplice da così. Com'è? Quindi così. Allora, metterò così. E quindi qui ci sono tutti gli estremi per farlo passare di lato. Diciamo che viene un po' in salita a farli passare da dentro e uscire dall'interno.
cioè fargli passare, fargli fare questo giro qua agli, ai cavi. Questo viene in salita, però dobbiamo muoverci mettendoli così. Quindi 2, e questo si può mettere anche di lato così. Quindi prima inizierò a mettere i quattro più esterni. Voglio procedere, scusate, sono fuori dal microfono. Voglio procedere così questa volta. Adesso sto aspettando le cuffie col microfono, spero che l'audio sia decente e che non sia un po' un pacco. Questo microfono sono soddisfatto, anche se è un microfono un po' economico, però si sente bene, quindi spero che il microfono delle cuffie Logitech sia all'altezza di questo microfono qua. Sono state spedite dalla Germania, Amazon De, quindi aspettiamo che arrivino. Dovrebbero arrivare ai primi di marzo. Ok, questo qui, andiamo avanti. Questi esterni sono i più semplici da fare. Via. E via, questo lo tagliamo così, ci sono, sì. Questo lo tagliamo qui. Ok. Questo lo spengo. Allora, andiamo avanti. Gira. Gira, gira, gira. 1, 2, questo gira, ci sono. Eh sì, però ho un po' paura per questi microfoni integrati, non integrati, cioè i microfoni delle cuffie. Ho un po' paura perché non è che siano proprio il massimo. Chi ha bisogno di un buon microfono solitamente se ne prende uno di questi qua. Aiuto. Però purtroppo per come faccio un po' le live, visto che comunque è saldo, prendo oggetti, mi sposto, viene un po' avere il microfono nella cuffia, secondo me viene meglio, perché anche delle volte con questo tipo di live così, avere il microfono qui non è sempre una voce costante. E quindi. E non è nemmeno tanto comodo, delle volte ci vado a sbattere. Ciao Riga, buonasera e benvenuto nella live. Quindi una cuffia con microfono secondo me è più pratica. Spero che l'audio sia. Cioè l'audio, spero che il microfono sia all'altezza. Comunque sono delle cuffie buone. Ho preso le Logitech Pro, G Pro. Trovate su Amazon Warehouse a 50 euro, ho detto ma sì, le proviamo. Stagno, dove sei? Qua. Però io a livello cuffie con queste vecchie Sennheiser mi trovo bene. Ce l'avrò chissà quanti anni, non me lo ricordo più, sono sempre buone. Vediamo un po'. Spedito. Pinzette. Mettiamo. Allora, ciao Michele, buonasera e grazie per essere rimasto con noi. Buona serata e buona pizza a tutti. Ciao 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 Michele, grazie, grazie mille.
Allora, riga 33, alla fine hai risolto con il kit luci per il tuo studio? Sì, vedi che sono, non ho, se mi metto di lato non ho più la faccia bianca come succedeva prima. Più che altro ho un po' lavorato sulle impostazioni video della webcamera. Ho abbassato l'esposizione e quindi i colori sono ritornati un po' meglio, c'era effettivamente un'esposizione troppo alta. Diciamo che per il momento ho l'unica cosa che, cioè, ho lavorato un po' su questo e niente, è migliorato. Le luci sono sempre le stesse. Abbassando l'esposizione non c'è più tutto quel bianco, quindi sono intervenuto via software. Non so come mi è arrivata l'idea di farlo. Mi sembra che adesso comunque sia un po' meglio. Cioè, prima era un pochettino bruttina l'immagine. Adesso mi vedete meglio in tutto il mio splendore, senza troppo bianco. Ok, do un po' di stagno iPad. No, allora su qui davanti ho la. No, sono su un desktop fisso qua. Ho proprio un PC tradizionale, non sono su un portatile. Quindi ho due videocamere. La prima dove sto guardando, e la seconda qui davanti che uso quando sono sul simulatore. Esterne, questa qua che ho qui davanti a me è la Logitech String Cam, che secondo me non si vale quello che costa, perché l'altra che uso quando faccio le live sul simulatore costa 25 € l'avevo pagata 25 € su Banggood, ed è la stessa cosa. La String Cam l'ho presa in offerta sul Black Friday intorno ai 70 €. Secondo me non c'è molta differenza tra questa e l'altra. Un po' delle volte quando ci sono dei frame che costano 100 € e poi quello da 30 che ti fa la stessa cosa. Ecco, un po' è così anche con le webcamera. Che non è detto che spendendo un sacco di soldi hai dei risultati chissà come. Chissà quali risultati. Ok. Questo. Andiamo qui, adesso tolgo le viti da qui, ce la metto una qui e l'altra lì. E ci siamo, che adesso sono le 7 e un quarto. Va bene. Aggiungo un po' di stagno, diamo un po' di zoomata. Che invece qui questa che inquadra da sopra è una Sony Alpha 5100, che questa l'ho presa usata su Subito. Lo compro spesso su Subito, ho avuto un po' di paura, però funziona bene, quindi bene. Sony Alpha sono soddisfatto, non è addirittura su una sala da cinema mi fa piacere. Ok. Ok, un saluto a tutti quelli che stanno facendo le prove e spero che vada tutto bene. Ok,
Allora, quindi la build non è da 5 pollici. Sì, la build è da 5 pollici, assolutamente. Questo qui è un 5 pollici. L'ultimo qua. La build è da 5 pollici. Metto un po' meglio. Un saluto a tutti quelli del cinematografo. Allora, sì, la build è questo qui, è un drone da 5 pollici, assolutamente. Vediamo lo zoom. Questo è proprio un drone da 5 pollici, ho ancora le eliche da 5, le proviamo subito. Non riesco a girarlo, vieni qua. Il schema allora è da 50 pollici, no? Era Antonio, e io ci sono cascato. Era Antonio, non ho letto il commento, ero un po' distratto. No, certo, sono da 50, almeno 50 pollici, ma m'ha fregato Antonio, non sono stato attento. Non sono stato attento a rispondere al commento. Antonio cerca di fregarvi sempre, questa volta ci è riuscito. Allora, com'è sto dado? Ciao ragazzi dell'Atlantic, fate un buon lavoro e grazie del saluto. In gamba, ragazzi. Ok, quindi. Però non sono sicurissimo del verso di questi di questo dado. Ok, gira qui e gira qui. Quindi questo, se gira in questo verso, va a stringere. Ok, questo gira in quest'altro verso, va a stringere. Perfetto, no, i dadi sono messi bene. Quindi ragazzi, ho fatto le prime saldature, le eliche non mi servono. Le guardiamo un attimino per vedere che non ci sia qualcosa di malfatto, fatto male, mi sembra di no. Niente, e andiamo avanti. Queste prime ce le spostiamo un pochettino qua di lato, che sono le più facili. Adesso vediamo le altre due per motore, che sono un attimino più rognose, ma diciamo che se la mettiamo una qui e l'altra qui. Zoomiamo un attimino, dicevo, se le mettiamo una qui e un'altra qui, non dovremmo essere messi troppo male, diciamo. Ok, uno e due. No, secondo me una cosa del genere non è proprio entusiasmante. Sicuramente mi piace più farli passare dall'interno, però abbiamo già visto che con questa canopy proprio non fa. Quindi va bene. Accontentiamoci di questa posizione qua e via. Quindi taglio. Questa è la parte che più mi. Non dico annoia della build, ma ho sempre paura di tagliare male i cavi. E poi soprattutto quando me li provo così va bene. Poi dopo che effettivamente taglio e saldo, sono sempre brutti da vedere. Questo non ho mai risolto questo problema. Vedete, adesso sto parlando col microfono un po' lontano. Spero che col microfono delle cuffie si risolva, migliori un pochettino l'audio. Ok, li facciamo. Questo vedi, questo mi sa che l'ho tagliato un po' corto. La cosa proprio che mi piace meno fare è proprio questa che sto facendo adesso: tagliare i cavi motore. Facendole passare di lato, dici?
Antonio ci chiede se, cioè ci dice che le avrebbe messo tutte e tre nello stesso modo. Boh, io sono un po' abituato così, magari non è proprio il metodo migliore di procedere, non lo so, però. Vediamo di andare avanti. Diciamo che solo su questo frame economico devo un pochettino scendere a compromessi. Allora, come le due? Adesso vediamo questi due come vanno, speriamo che sia soddisfacente. Metto gli occhiali, va. Ci siamo qui. Ok, poi passiamo alla saldatura, aggiungiamo un po' di stagno all'esc. Uno e due, benone, e poi questo come questo è buono, anche questo è buono. E poi saldiamo, messo così, mo l'ho tagliato corto, cavolo. Però effettivamente messo di così non era male. Vediamo se ho la possibilità di farlo. È un po' difficile. È un po' difficile, riaggiungo un po' di stagno. Sta cosa che si muove mi dà i nervi, rimani fermo. Allora, andiamo. No. Ma. Forse ci siamo, messo proprio. Questo lo tengo a mano. Forse ci siamo, adesso lo vedo meglio. Sì, mi piace, messo così di lato, forse va bene, qui perdiamo pezzi, va bene. Allora, vi do anche un po' una zoomata, così mi dite cosa ve ne pare. Non è proprio chiarissimo, però. Questo si potrebbe spingere un po' più in basso, ma mi sembra, lo lascio così. Sembra che comunque non vada, lo stagno non vada a intaccare sui MOSFET qua sopra, quindi sembra una saldatura pulita. Quindi ragazzi, io lascio così, non voglio rischiare di fare danni, quindi per ora lasciamo così. Ce lo facciamo andare bene. Avanti con gli altri. Facciamo il motore numero 4. Ho appena fatto il 2. Questo è andato bene ora. Allora, 19,27. Stiamo andando avanti. Ok, tagliamo così. Sono emozionato. Ragazzo si impegna, può fare di meglio. Come le elementari. Qui ho già fatto il segno.
Tagliati. Queste non tagliano più queste tronchesine. Ci vorrebbero le tronchesine degli elettricisti. Quelle sì che tagliano. Queste sono da comprate da Bricocina. Ciao Lorenzo, buonasera e benvenuto nella live. Qui stiamo saldando, stiamo il nostro Tyro 99. Abbiamo trovato molti problemi, ma sembra che adesso li abbiamo tutti risolti, quindi siamo andati un pochettino a rilento. Sicuramente 9 live per un drone del genere sono un po' tantine, ma abbiamo avuto dei problemi, quindi ci siamo dilungati un po' di più, però la notizia buona è che li abbiamo risolti, quindi adesso andiamo spediti. Poi anche una volta collegati i cavi motore, diciamo che è tutto in discesa, perché tanto il drone era già assemblato, avevo già fatto le varie prove, quindi si tratta solo di risaldare i cavi motore, quindi ci siamo. Poi tutta la parte configurazione l'abbiamo già fatta, cioè non configurazione, comunque l'altra parte della build l'abbiamo già fatta. Allora, 9 e ancora non abbiamo finito. Allora, ciao, ciao Mauro, buona cena e buona serata. Alla prossima, se vorrai, siamo qui anche domani, come sempre, dalle 6 alle 8 di sera. Queste live sono la salvezza di questo modello perché tutto quello che poteva capitare è capitato. Sì, questa cosa dei motori mi ha un attimino spiazzato, mi ha tenuto fermo un po' di tempo, però sono contento che alla fine si è capito come intervenire e come risolvere il problema. Allora, temperatura, suona la campana, sono e mezza. Diamo un po' di temperatura allo stagno, all'esc e via. I miei bei capelli. Ho messo anche il balsamo, non so se si vede. E quindi ho i capelli col balsamo. Allora. Col balsamo anche quello caro che non dovevo toccare, eppure l'ho usato. Ci siamo. Può darsi, non lo so. Io per me fa tutto fa brodo, io prendo lì e uso. A me quando comprano gli shampoo comprano sempre quelli economici, invece per loro si prendono gli shampoo quelli che costano. Belli capelli, devo tagliare, sempre che li taglio, ma non ho ancora avuto le forze di tagliarli. Io li tengo sempre lunghi, poi arrivo a un certo punto che mi stufo, prendo la macchinetta e faccio e me li raso. Non a zero, ma a uno. E tra un po', come si avvicina la bella stagione, quest'anno mi sa che lo farò volentieri. Allora, anche qui saldature sufficientemente buone, non buonissime, ma
Ma a posto, non ci perdiamo troppo su queste saldature qua. Anche qui adesso prendiamo un po' la misura, più o meno così. Ok. Mirko, come fa cosa? Quando taglio i capelli prendo la macchinetta, il regolabarbo, comunque la macchinetta per tagliare i capelli e faccio gnu, 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 e taglio tutto senza pensarci due volte. Tanto poi sono capelli e ricrescono. Lo fanno da soli senza che io gli dica di farlo. La cosa più pratica. Sembra che lui l'unica volta che no, una delle ultime volte che sono andato a farmi tagliare i capelli da qualcuno è stato il matrimonio di mio fratello 4 anni fa, che ho fatto un figurone con un bel taglio. C'ho le foto, ero proprio un figurino con il taglio di capelli fatto. Per il resto niente, li taglio a zero, e come ricrescono ricrescono. Poi quando mi stufo di nuovo taglio. Non sto molto a stролicarmi, diciamo, a stressarmi sul taglio di capelli. Vediamo qua com'è. Siamo e ci siamo, 1 qui e qui, benissimo, fulve bollenti. Eh già. Allora, vediamo se il motore numero 3, cioè il terzo motore che facciamo, mi darà del filo da torcere. Spero di no. Qui lo vedo con poco stagno, però. Sempre lo scarto ci danno. Ciao Stefano, buona serata e alla prossima. Mi fa piacere che le live siano di tuo e di vostro gradimento. Grazie mille per i complimenti. Mi fa piacere. Alla prossima Stefano e buona cena. Anche noi che ore sono? È 36, abbiamo un'altra mezz'oretta di lavoro e andiamo avanti. Con il nostro Tyro 99, no, qui la pinzetta, qui ci mettiamo il peso così non si muove. Alla prossima, Stefano. Così la recupero dopo, adesso mi faccio questa va bene, questa no. Vediamo se ho migliorato.
raccomando, lasciate un like prima di andare, non fate gli spollicciati, ragazzi. Facciamo un momento like per chi è qui e non ancora lasciato un like. Vi invito, ragazzi, a lasciare un bel mi piace, un pollice sopra. È molto utile per le live, così facciamo vedere a YouTube che il contenuto vi piace, magari così potrà suggerirlo a qualcun altro che potrebbe essere interessato. Sono argomenti che per chi inizia possono essere utili, quindi perché no? Diciamo che facciamo un favore a tutti. Se chi sta iniziando non conosce il canale e vede queste live, magari è invogliato a proseguire, no? Più persone si sono in questo hobby e più va bene per tutti, diciamo. Più persone comprano oggetti, cioè più i prezzi scendono, perché se ci sono molte persone che acquistano c'è più mercato anche dell'usato, insomma. Più persone si avvicinano in questo hobby, più ne guadagniamo tutti, diciamo. Ok, qui devo tagliare i cavi, però. Allora, mi sembra che comunque con questi tre sono andato bene, con i primi tre motori, quindi dovrei andare bene, spero, anche col quarto. Ma ci ho un po' preso la mano. Allora, questo lo taglio qui. Zac zac. Questo. Allora, questo messo così. Questo un po' più corto. E lo tagliamo così. Zac zac. Ciao Baso, buonasera. Allora, ma ESC 20x20 mi consigli per un 3 pollici Cine Whoop su cui devo mettere una GoPro? ESC 20x20 su un Cine Whoop con una GoPro dipende un po' dai motori, ma allora io, se per te il prezzo non è un problema, stai cercando un prodotto di buona qualità, io come ESC 20x20 ti consiglio quelli Obi-Wing o quelli Fuxir, sono dei buoni prodotti, quindi te li consiglio. Allora, io personalmente ho preso quelli Obi-Wing 40A 20x20, sono degli ESC, sono molto buoni, sicuramente ti fanno andare senza alcunissimo problema qualsiasi 3 pollici, anche con GoPro, quindi facendolo sforzare un po'. E idem Fuxir fa degli ottimi prodotti per quanto riguarda gli ESC, quindi consigliati. Vedo di girarti qualche link se lo trovo. Allora, Fuxir prima di tutto, Fuxir Reaper, i 20x20, 20. Scusate. Allora, qui link, dov'è? Eccolo qui. No, apri. Questi Fuxir te li consiglio veramente, sono dei buoni ESC. Dov'è? Mi sono perso. Invia. Poi Fuxir, e poi ti dicevo gli altri erano gli Obi-Wing, vediamo se trovo anche quelli. Obi-Wing Mini ESC, vediamo se mi appare qualcosa. Ok, c'è tutto lo stack, ma penso che puoi scegliere anche solo gli ESC. Ok, testo, copia, incolla. Dai un'occhiata anche a questi Obi-Wing. Diciamo che sono questi due ESC che ti ho mandato, sono di un po' una fascia alta, quindi costicchiano, però se cerchi dei buoni prodotti sicuramente vale la pena prenderli. Altrimenti, come ho già detto, ci sono
Sul 20x20 puoi trovare qualcosa di Sky Stars, Speedy Bee 20x20 mi sembra che non ci siano. Comunque, poi se cerchi qualcosina da spendere un po' meno, ma allo stesso tempo utilizzabile, puoi vedere appunto Sky Stars, Sky Stars o Speedy Bee. Ciao Igor, allora ti chiedevo, secondo te un drone analogico è meglio una USD separata o senza? No, no, secondo me sono tutte. Lascia, tieni l'USD che c'hanno, che ha il flight controller. Ho visto un po' di cose, ma secondo me sono tutte perdite di tempo per un guadagno irrisorio. Non complicarti la vita, usa l'USD del flight controller senza metterti troppi problemi. Guarda, l'USD esterno, secondo me non dà nessun vantaggio, e se lo dovesse dare è proprio minimo. L'analogico quello è e quello rimane, non se ne scampa. Se vuoi salire di livello, valuta sicuramente il digitale, e secondo me ne vale veramente la pena passare al digitale, perché è un'esperienza molto molto soddisfacente, diciamo così. Cioè, ormai il digitale c'è un po' per tutti i gusti, Walksnail, DJI, HD0, ma un po' così. Ci sono le VRX da applicare, ma adesso non ce li ho. Comunque avrei visto qualche recensione che ho fatto anche io. Ci sono le VRX da applicare direttamente sugli occhiali, quindi puoi eventualmente, se il tuo fosse compatibile, riutilizzare un occhiale analogico. Quindi secondo me passare al digitale è una cosa che consiglio a tutti. Nel qualora vole, vorresti vo, volessi rimanere qualora tu volessi rimanere ancora in analogico, questa cosa dell'USD lascia perdere. Se ci sono i miglioramenti, sono talmente minimi che non vale lo sbattimento. Ma comunque puoi fare anche tu stesso le prove. Io dovevo farla questa prova qua per capire molto, perché ho visto anch'io vari video che dicono l'USD esterno è bellissimo, se usate l'USD del flight controller fa schifo, e boh, non so, volevo fare qualche prova in merito per verificare di persona, ma ho visto qualche comparazione e mi ha lasciato piuttosto perplesso. Quindi ho detto, ma secondo me, parere personale, quindi se tu mi chiedi tu cosa ne pensi, io personalmente ne penso che non vale la pena lo sbattimento. Poi altri vi daranno altri punti di vista, questo è il mio. Allora, digitali ne ho, sì, ma di digitali ne ho 7 di drone FPV, perfetto Igor. Beh, io non è che posso sapere tutto, ma ho preso i visori SkyZone 04X usati da poco, allora vorrei farmi un drone analogico. Ti vuoi far male però. Scusami se te lo dico, ti vuoi. Cioè, vuoi fare il percorso indietro? Non lo so. Comunque, se sei già in digitale, perfetto. Se vuoi provare un drone analogico, non metterti problemi. Allora, prenditi un flight controller con USD integrato. Ormai tutti i flight controller ne hanno uno, e usa pure quello. Non starti a fare molte paranoie sugli flight controller esterni, a meno che il tuo modello ne sia sprovvisto. Allora, in questo caso, non so, devi per forza andare lì. Però il mio consiglio è, se il tuo flight controller già c'ha l'USD, c'ha il chip dell'USD, come vedi, come questo, usa questo e pace. Eh sì, no, vabbè, l'analogico non è che sia da buttare, però non lo so, io personalmente preferisco il digitale. Sinceramente,
anche a livello di qualità del segnale. L'analogico, appena giri un muro, ci sono i disturbi. In digitale invece no, tiene molto di più l'immagine, quindi boh, personalmente preferisco volare in digitale. Poi io vi dico, sono sempre pareri personali, ognuno ha i propri gusti e le proprie esigenze, quindi vedete, se ti piace il SkyZone 04X, comunque sono dei begli occhiali, e comunque danno sicuramente un boost all'analogico. No, meglio che mi tengo fermo il modello. Fai belle saldature, per favore. No, queste due non mi convincono, le voglio rivedere. Allora, ho visto delle VTX da 2,5 watt di potenza su internet. Sì, ci sono delle Foxeer e delle altre che, se magari non arrivano a 2,5 watt, sicuramente comunque ci vanno vicino. Anche 1,6, 2. Sono potenze molto alte. Diciamo che sono per long range estreme. Alla fine, diciamo che se tu vai dietro un ostacolo anche con una potenza molto alta di 2,5 watt, qualche disturbo ce l'ha sempre. Non è che ti dà anche a breve distanza un segnale sempre pulito. Quindi sì, ti dà sulla lunga distanza, sì. Ci sono i miglioramenti, ma sul breve raggio, secondo me, non più di tanto. No, saldature pessime, le voglio rifare. Queste ultime due non mi piacciono. Adesso non si vede benissimo, ma come potete vedere sono uscite male, quindi no. Le voglio rifare. Vediamo di mettere un po' più di stagno qua. Abbondiamo. E vediamo di fare belle saldature. A noi ci piacciono le belle saldature. Niente, non ne vuole sentire, eh? Porca miseria. Siamo a fine live, non c'è più la concentrazione. Questo mi volete dire? Su. Niente, a fine live, non c'è più la concentrazione. Anche questa mi sembra un po'. Sono quelle belle saldature con la bella goccia di stagno. Come piace a me. Oh, questa c'è. E questa c'è. Forse le ho recuperate. Quella centrale è andata bene. Questa sì. Un po' storta, ma. Sì. Lasciamo così, ragazzi. Lasciamo così. Perché
vanno bene, facciamoci andare bene. E passiamo alla pulizia e poi chiudiamo qui. Scusate, allora, ragazzi, per oggi diciamo che abbiamo finito. Non ho lo Scottex, cavolo. Col flussante qua, con lo spazzolino e l'alcol fa un macello. Va bene, mi dovevo armare di Scottex, ma non l'ho preso. Pazienza. Ci metto questo, poi fa uno schifo. Vediamo se ho qualche cartone a disposizione. Niente, ragazzi, vabbè. Pulisco dopo a fine live. Via, alcol e spazzolino. E diamo una pulitina alle giunture, alle saldature. Sporca tutto. Poi dopo che si pulisce si vede meglio, anche se ci sono cose fatte a male, cose nel senso saldature fatte a male, però mi sporcasse il bancone mi prende male, ma va bene. Il mio bel tappettino. Ci tengo tanto a lui, eppure mi tocca sporcarlo. Io sono contento, ragazzi. Secondo me, saldature ci siamo. Non ho niente da rimproverarmi. Cioè, vabbè, non sono le saldature più belle del mondo, però sono sufficientemente buone per farlo andare bene. Olè, voilà. Adesso. Un pezzettino di questa per pulire e ci siamo. Butta. Allora, questo lo mettiamo via. Qui vibra. Allora, 19:55. Abbiamo ancora tempo per andare avanti, quindi andiamo avanti. Mettiamo gli stand off. Questo a furia di riscaldare se è mezzo bruciato. Ciao Tirzan, non ho capito se stai arrivando adesso oppure stai salutando perché stai andando via, non lo so. Faccelo sapere se stai andando via. Ciao, se sei arrivato un po'. Sei arrivato un po' tardi perché sono gli ultimi 5 minuti di live, quindi mi spiace, no? Capisco che sei arrivato, quindi. Mi spiace, Tirzan, siamo in chiusura. Oggi sei arrivato un po' tardi. Sì, comunque il drone l'ho provato. Altri, il drone l'ho provato, funziona e niente, lo stiamo rimontando. Adesso ho sistemato nuovamente i motori. Prima di sistemarli li ho provati, quindi funziona e niente, si tratterà solo di rimettere le cose come stavano prima di scoprire che il drone non funzionavano. Quindi si tratterà, adesso ci abbiamo ancora qualche minuto, quindi andiamo avanti, anche per chi è
così anche chi è arrivato adesso ha qualcosa da vedere. Intanto anche per gli ultimi arrivati qui nella live, vi ricordo che se lasciate un like è molto apprezzato, quindi anche se vedete pochi minuti e volete lasciare un bel mi piace, fa sempre piacere. Quindi colleghiamo questo e lo mettiamo sopra. No, qui mi ricordo che bisognava fare un po' una piega all'interno, perché altrimenti non ci stiamo con gli spazi. No, scusate ragazzi, mi sono anche ricordato che la ricevente andava messa anche lei all'interno, quindi avevamo stabilito di mettere la ricevente qua. O ricordo male, ragazzi? Com'era? Ricevente sotto gli ESC? Ricordo, forse ricordo male. Ricevente era la ricevente sotto gli ESC con il tasto. No, bindare avevamo già bindato e andava bene. Non mi ricordo su che radio l'avevamo bindata questa ricevente, però ricordo che l'avevamo bindata. Al limite mi riguardo le live per vedere, mi riguardo le vecchie live per ricordarmi dove, su quale radio l'avevo bindata. Ah no, me lo sono ricordato. Avevo usato il modulino multiprotocollo. Allora, quindi, ricapitolando, dovevamo mettere la ricevente sotto, bindare già bindata, quindi la possiamo mettere anche così, che va bene. Poi i cavetti, questi qua, la metto sopra, non so se era sopra o sotto. Sotto mi sembra che stia un attimino più bloccata. Sembra che l'avevamo messa sotto al primo giro. Adesso questo va di velocità così, questa mi dà fastidio, faccio passare sopra. Adesso facciamo una cosa un po' veloce, il verso della freccia è giusto. Mi sembra che avessimo deciso di metterla così. I motori bellissimi, sono degli Shin, VE2206 da 2150 kV, Antonio da Formula 1. Insomma, è un drone abbastanza economico con componentistica di livello basso, secondo me. Però è comunque torna utile per chi comunque si sta assemblando il suo primo drone e vuole capire un attimino come muoversi quando appunto deve assemblare il suo primo drone. Quindi, sebbene non stiamo usando elettronica di fascia alta, comunque può essere utile per chi ha le prime armi per capire un po' come si assembla un drone, no? Quindi al di là della qualità delle componenti, il video è utile per questo. Colorazione fantastica. Sì, questo arancione su un po' tendente al bronzo chiaro non è male. Colorazione ci siamo. Antonio giustamente dice, ecco, solo quella, e va bene. Allora ragazzi, chiudiamo la live mettendo le due viti, le quattro viti per fissare lo stack. Color sbronzo. Allora, mettiamo le quattro viti per bloccare lo stack e chiudiamo qui la live, ragazzi. Quindi ci siamo, anche per oggi ci siamo fatti le nostre 2 ore, siamo andati benino, abbiamo recuperato questo modello qua, non sapevamo proprio cosa fare, come muoverci, perché sembrava tutto perduto.
Sono state due live che eravamo così. Mi fa piacere che comunque abbiamo recuperato. Il modello c'è. E niente, ragazzi, per oggi abbiamo fatto tutto. Quindi possiamo salutarci. Vi auguro sicuramente un buon proseguimento. Eccolo qua. Eccolo qua. Per ora lo lasciamo così. Ci siamo. Sembra carino. Sembra ben messo. Poi domani vedremo meglio la ricevente, se lasciarla qui e metterla su. Per oggi stop. Dicevo, ragazzi, siamo proprio arrivati alla fine. Sono le 8 passate. Ringrazio tutti voi per essere rimasti con me in queste 2 ore. È stato un vero piacere. Spero che le live siano sempre di vostro gradimento. Qualsiasi cosa vi vogliate dire, lasciate un messaggio, qualche suggerimento, qualche critica, quello che volete. E niente, vi auguro buona serata e vi rinnovo l'invito per domani, sempre qui su YouTube, sempre alla stessa ora, dalle ore 16 dalle ore 18, scusate, alle ore 20. Ciao a tutti ragazzi, buon proseguimento e buona serata e buona cena. Ciao Tirzan, ciao Revolt, ciao Mr. Pid, ciao Igor, ciao Simone. Ciao Antonio e ciao a tutti, scusate se ho dimenticato qualcuno. A domani, buona serata. Ciao Enzo, anche a te, a domani.